Se sanno che se cambia qualcosa, però beh. Quindi tu dici sostanzialmente si apre una prospettiva di ritorno alla Camera, ma per questioni legate, molto specifiche, legate al mondo del giornalismo, cioè alla condizione difficile che stanno attraversando i giornalisti con decine e decine di licenziamenti, situazioni societarie completamente saltate in aria, insomma, una situazione di difficoltà piuttosto che per la parte che riguarda le edicole. Sì, per quelle, anche per alcune regole sul sistema del finanziamento, perché anche il Dipartimento Editoria aveva alcune modifiche da fare, che le fa se il Senato fa delle modifiche, perché altrimenti il Dipartimento poi le metterà, come si fa sempre in questi casi, in qualche legge aggiuntiva, cioè ci mette un pezzettino che riguarda un'altra cosa, quando è condivisa, perché sono questioni tecniche, le fanno passare in ogni caso. Per cui, insomma, vediamo, incrociamo le dita, ci stiamo addosso e vediamo. Dunque, naturalmente la radio seguirà da vicino tutta questa vicenda, fin dal 12. Tra l'altro, lo voglio ricordare, abbiamo chiesto un'intervista al senatore Mucchetti, ma insomma, finora non c'è stato riscontro, una vaga promessa, abbiamo mandato le domande, vedremo come la situazione evolverà nei prossimi giorni, anche se ormai siamo alla scadenza. Sai per caso, te lo chiedo come curiosità, sai per caso se è prevista una diretta attraverso i vari siti del Senato? Qual è la situazione No, dal... non so, perché mentre la Camera diretta la fanno regolarmente, al Senato no, non la fanno regolarmente. Quindi non saprei, non sono in grado in questo momento di dire di collegarsi perché non so se faranno la diretta. Va bene, ci Dicono di informeremo sì in generale, però insomma non. dalla redazione, vedremo un po' di seguire più da vicino, anche con degli inserti straordinari, che cosa si andrà dicendo al Senato. Grazie ancora, Giuseppe. Allora ci risentiremo la prossima settimana e buon weekend. Anche a voi, saluti, buona giornata a tutti. Ciao Fabio.
Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Rete Edicole e chiudiamo qui questa nostra giornata di programmazione. Oggi abbiamo avuto ai nostri microfoni Giuseppe Marchica, che ci ha parlato della vicenda del Cat Prize che riguarda il resto del Carlino, e soprattutto ci ha dato una notizia, un incoraggiamento per quanto riguarda la vicenda degli abbonamenti. Sembra una nebbia che si va lentamente diradando. Marchica ha spiegato perché c'è un'iniziativa della Sodip che vuole sviluppare un nuovo sistema di copia garantita al cliente passando attraverso l'edicola. Noi tra l'altro pubblicheremo il podcast che riguarda questa vicenda separatamente, fra pochissimi minuti. Stiamo facendo tutti i passaggi tecnici per renderlo subito disponibile, e poi affianco anche il podcast che riguarda la vicenda del Cat Prize, così potrete ascoltare la posizione della segreteria, anzi, come ha specificato Marchica, dell'organizzazione sindacale del Sinagi su tutta questa vicenda. C'è stata una lettera ad alcune strutture sindacali provinciali, potrete riascoltare tutto nel podcast dedicato a questo tema. A me non mi rimane altro che farvi saluti per la giornata di oggi, quindi venerdì, e per l'intera settimana. Noi ci risentiamo quindi lunedì prossimo alle 9.45 con la traccia musicale e alle 10 con il GR, la rassegna stampa.